buonasera dalla bolgia del Pianella di Cucciago, gara 4 della finale scudetto fra Bennett, Cantù e Montepaschi Siena. I campioni d'Italia della Montepaschi, lo ricordiamo, sono avanti 2-1 nella serie, sono avanti anche di 7 punti in questo momento, 34-27, quando mancano 2 minuti e 42 secondi al termine del secondo quarto, quindi all'intervallo lungo, un inizio di partita davvero intensissimo dal punto di vista delle difese. È partita forte Cantù, andata subito sul 4-0, ma poi la difesa della Montepaschi ha registrato i suoi meccanismi e per Cantù è stata notte fonda, perché per ben 3 minuti e mezzo la formazione di Andrea Trinchieri non ha proprio visto il canestro. 14-8 per la Montepaschi, è stato il massimo vantaggio del primo quarto, poi leggero recupero da parte di Cantù grazie alla serba Šekić, l'ultimo arrivato in casa cantonina, 19-17 per la Montepaschi al termine del primo quarto. 2 minuti 2 secondi al termine del secondo quarto, non è cambiato il punteggio mentre parlavamo, e dunque Montepaschi Siena 34, Bennett Cantù 27. A te Gian Maurizio. Torniamo a parlare di basket, quindi ricordiamo Bennett Cantù Montepaschi Siena, c'è sempre Massimo Barchiesi pronto a raccontarcela. Siamo già a un momento fondamentale probabilmente della partita, si è concluso il secondo quarto, pochi istanti fa c'è stata una fiammata della Montepaschi Siena firmata Bo McCaleb, 8 punti di fila del play di New Orleans hanno regalato il massimo vantaggio ai campioni d'Italia, 42-28 più 14 dunque per la Montepaschi Siena, 42 Montepaschi Siena, 28 Bennett Cantù all'intervallo lungo. Linea a voi Gian Maurizio e Carlotta Tedeschi, bravo. Ciao Massimo, un abbraccio. Ciao, un abbraccio Carlotta a te, ciao. Torniamo a seguire insieme questa partita 4 dei playoff, ricordiamo Bennett Cantù Montepaschi Siena, Massimo Barchiesi. Preso il gioco da 15 secondi, il primo attacco del terzo quarto è della Montepaschi, a segno con Šistov Lavrinovic ed è massimo vantaggio per i campioni d'Italia, 44-28. Vediamo l'attacco canturino, Lunen pescato sotto canestro, c'è il fallo di Marco Carraretto, il terzo fallo di Carraretto, 8 minuti 34 secondi al termine del terzo quarto, ci sono 16 punti di vantaggio per la Montepaschi Siena sulla Bennett Cantù, 44-28, ricordiamo Siena avanti 2-1 nella serie. A te Gian Maurizio. E sta dando fondo a tutte le proprie risorse la Bennett Cantù per rientrare in partita, in realtà c'è rientrata, perché quando mancano 3 minuti 49 secondi al termine del terzo quarto la Montepaschi Siena avanti di soli 6 punti, 46-40, ricordiamo era 44-28 all'inizio del terzo quarto, Siena che ha realizzato la miseria di 4 punti in 6 minuti in questo terzo quarto. C'è l'ausilio dell'instant replay in questo momento, che sarebbe l'amo viola in campo, quello che a nostro avviso dovrebbe fare il calcio, e vediamo un po' qual è la decisione degli arbitri. Si riprenderà con la rimessa per Siena in zona d'attacco, è pronto Rimantas Kaukenas per Nikos Zisis, pallone sotto ancora per Kaukenas, gioco a due tra Zisis e Kaukenas che scarica per Storuk da 3 punti, sbaglia ancora Sean Storuk, sbaglia ancora da 3 la Montepaschi Siena, attenzione palla fondamentale per la Bennett Cantù, in palleggio Mike Green per Markashvili, il georgiano scambia con Jonathan Tabu, 2 play in campo per Trinchieri, questa è la tattica adottata dal tecnico della Bennett Cantù. Lunen cerca di liberarsi, Markashvili, difesa asfissiante della Montepaschi, difficoltà ad andare al tiro, Tabu sbaglia proprio allo scadere dei 24 secondi, c'è lotta, rimbalzo ultimo a toccare, vediamo un po', probabilmente ci sarà ancora instant replay perché c'è grande indecisione da parte degli arbitri, forse l'arbitro principale, la Monica, mette tutti d'accordo e vorrebbe assegnare la rimessa alla Montepaschi, ma c'è invece l'arbitro Sain che vuole l'instant replay, e infatti è instant replay, dunque in base al video bisognerà vedere a chi verrà assegnato questo pallone importante, soprattutto per Cantù, perché chiaramente un secondo possesso diventerebbe fondamentale in questo frangente per la formazione di Trinchieri. 3 minuti 17 secondi al termine del terzo quarto, Montepaschi Siena 46, Bennett Cantù 40, a te Gian Maurizio.
46 centesimi al termine del terzo quarto, più 7 per la Montepaschi. Markovšvili sulla sirena, cerca l'appoggio a canestro dopo una rimessa da fondo campo, sbaglia, termina qui il terzo quarto con la Montepaschi Siena avanti di 7 punti sulla Bennett Cantù, 53-46, ma Cantù si era riportata addirittura a meno 4 sul 50-46. Squadre di nuovo in campo per gli ultimi intensissimi 10 minuti di gara 4 della finale scudetto. Siena che avanti 2-1 nella serie e avanti anche di 7 nella Balgia del Pianella, 53-46 sulla Bennett Cantù. Gian Maurizio Federaro, 7 minuti 36 secondi al termine di gara 4, avanti di 6 punti la Montepaschi Siena sulla Bennett Cantù, 55-49. Poco fa però Cantù era tornata nuovamente a 4 punti dopo una tripla di Nicolas Mazzarino e ha avuto anche il pallone del meno 1, ma Markovšvili ha sbagliato a sua volta dai 6-75, ruba palla McCaleb, una freccia, va McCaleb, va dall'altra parte a depositare a canestro il nuovo più 8 per la Montepaschi Siena. Bo McCaleb, se la Montepaschi vincerà questa partita lo dovrà al suo play che nei momenti che contano è stato lui a creare il break, i break anzi a favore della Montepaschi, a rintuzzare ogni qualvolta il rientro in partita della Bennett Cantù. Time out chiamato da Andrea Trinchieri per McCaleb, 19 punti, una partita sontuosa la sua, 7 minuti 13 secondi al termine della partita, Montepaschi Siena 57 Bennett Cantù 49. A te Gian Maurizio Federaro. Ridiamo la linea quindi al basket, Massimo Barchiesi, a te. La tripla di Sean Starruck probabilmente ha regalato la partita alla Montepaschi Siena, 15 secondi al termine di una partita bellissima dal punto di vista dell'intensità agonistica, 68 Montepaschi Siena, 61 Bennett Cantù, davvero tanto di cappello alla Bennett Cantù che ci ha provato fino all'ultimo, era rientrata per l'ennesima volta a meno 4 grazie ai tiri liberi di Mike Green sul 65-61, ma proprio allo scadere dei 24 secondi è arrivata la tripla del capitano della Montepaschi, Sean Starruck, che ha letteralmente gelato il pianella. Sean Starruck, una volta bandiera di questa Cantù, così come rimasta Skaukenas, Starruck fischiatissimo dai suoi ex tifosi, probabilmente ha deciso lui con questa tripla la partita. Ora Šekić dalla lunetta per il meno 5, 68-63, non è finita. Che cuore questa Cantù, un cuore davvero straordinario di una generosa Bennett Cantù che fino all'ultimo non molla, vuole regalare un sogno ai suoi tifosi, ma a prescindere da come andrà a finire veramente bisogna alzarsi in piedi ad applaudire questa degna rivale della Montepaschi Siena. Mancano 13 secondi al termine, McCaleb, Starruck scambia palla, non riescono a commettere fallo i giocatori canturini e ora c'è il fallo sistematico su David Moss da parte di Markovšvili, tiri liberi per David Moss, ma ormai è fatta per la Montepaschi. 7 secondi alla sirena conclusiva, 68 Montepaschi Siena, 63 Bennett Cantù, tiri liberi per David Moss. Siena ad un passo dall'andare sul 3-1 in questa serie nella finale scudetto. Moss realizza il primo tiro libero, ricordiamo che domenica si giocherà gara 5 a Siena, quella che potrebbe regalare lo scudetto numero 6, il quinto consecutivo alla Montepaschi. Sbaglia il secondo tiro libero David Moss, 69-63, due possessi pieni di vantaggio per la Montepaschi, va a appoggiare Markovšvili ma non c'è più tempo, finisce qui con la vittoria della Montepaschi Siena sulla Bennett Cantù, 69-65. Applausi alla Montepaschi che ha vinto, ma applausi davvero fragorosi a questa generosissima Bennett Cantù. 3-1 per la Montepaschi la serie di questa bellissima finale scudetto. Domenica al Palestra Siena potrà chissà festeggiare il sesto scudetto della sua storia. È tutto dal pianella, tutto in piedi ad applaudire i propri beniamini. Montepaschi Siena batte Bennett Cantù 69-65, 21 punti di McCaleb, 18 di Kaukenas per i campioni d'Italia. Linea a te Gian Maurizio Federaro.